Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! Con questo tutorial continuiamo la serie dei video do it yourself, ovvero video fai da te, e in particolare qui voglio mostrarvi come rendere opachi i vostri smalti. Quest'anno stanno andando molto di moda gli smalti opachi, infatti in commercio ne trovate veramente tantissimi e praticamente tutte le case cosmetiche hanno realizzato una serie di smalti opachi. Però se non volete avere magari dei colori comunque doppioni a casa, vi faccio vedere che utilizzando qualsiasi tipologia, come vedete qui ho uno smalto pupa che è effetto gel. Questo di Kiko è satinato, quindi vedete che contiene dei micro glitterini che lo rendono molto più lucido. Oppure anche gli smalti, quelli normali che avete a casa, li potete rendere opachi. Con qualsiasi tipologia avrete quindi sempre lo stesso effetto finale. Quindi questa diciamo che sarebbe la nostra base di partenza, dove vedete c'è molto effetto lucido. Quello che dovete fare è semplicemente comprare un top coat effetto opaco, quindi dove c'è scritto matte. Io per esempio ho questo di Deborah. Lo stendete sul vostro smalto, quindi piuttosto che utilizzare il tradizionale top coat prendete questo opaco. E vedrete che nel giro di pochi minuti il vostro smalto diventerà opaco. Qui vi faccio vedere per esempio appunto sullo smalto satinato e poi mi sposto sull'anulare dove ho utilizzato lo smalto effetto gel. L'unica cosa in cui dovete stare attente è di andare a ricoprire proprio tutto lo smalto, in particolare vicino al giro cuticole, dove magari il pennellino non va a riempire proprio tutti gli spazi dello smalto che avete già steso. E comunque in ogni caso ve ne accorgerete dopo, perché quando lo smalto diventa opaco vedete i punti dove non siete andati a coprire perfettamente lo smalto. Quindi questo sarà il risultato finale. Io qua vi faccio vedere altre foto, appunto su uno smalto satinato oppure su uno smalto normale di Kiko. E con questo è tutto. Io spero che questo tutorial vi sia tornato utile, perlomeno è un trucchetto per non dover ricomprare di nuovo tanti smalti, ma poter riutilizzare i vostri che avete. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e come al solito ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!